kiss for you. Amici 17, Matteo lascia la band, Tommasini al serale, Emma Marrone ospite. Sabato 17 febbraio è andata in onda un'imperdibile puntata di Amici 17, ecco quello che è successo in diretta agli allievi e agli ospiti del giorno. I cambiamenti sono all'ordine del giorno nella scuola di Cancelletto Amici 17, nel corso della puntata trasmessa sabato 17 febbraio, infatti, sono state tante le novità proposte al pubblico, video. Matteo, cantante dei Black Soul Trio, ha rotto con il suo gruppo ed è stato riammesso nella classe come solista, Irama ha battuto i Tayab nella sfida tra inediti che lui stesso aveva proposto. Tra gli ospiti della diretta terminata poco fa su Canale 5, l'ex allieva e coach Cancelletto Emma Marrone e il nuovo direttore artistico del serale, Luca Tommasini, il coreografo, dopo mesi di scambi di battute sui social network, è stato ufficializzato come sostituto di Giuliano Peparini. Amici News, Matteo rompe con la sua band e diventa solista. Quella andata in onda il 17 febbraio, è una puntata davvero imperdibile di Cancelletto Amici 17, sin dall'inizio, infatti, si è capito che erano tanti i colpi di scena che Maria De Filippi aveva in serbo per il suo pubblico. La diretta del sabato, dunque, è iniziata con l'esame che Matteo dei Black Soul Trio avrebbe dovuto sostenere davanti alla commissione, un esame il cui esito avrebbe segnato il futuro della band nella scuola. La conduttrice, prima di cominciare con la prova, ha mostrato un filmato in cui i tre componenti del gruppo discutevano sul compito che Carlo Di Francesco aveva assegnato al frontman. Il professore, infatti, voleva dimostrare che il pugliese vale molto più come cantante che come leader della band. Se inizialmente Matteo si era rifiutato di interpretare Miserere da solista, qualche giorno dopo sono nate delle incomprensioni tra lui e gli altri due ragazzi, incomprensioni che hanno portato il gruppo a sciogliersi definitivamente. Dopo un primo momento di smarrimento, la voce dei Black Soul Trio ha deciso di restare nella scuola ed affrontare l'esame da solo, dopo aver eseguito due brani, l'intera commissione di canto ha deciso di farlo restare nella classe. Luca Tommasini è al posto di Giuliano Peparini ad Amici 17. Altri due momenti molto importanti della puntata di Amici del 17 febbraio, sono stati quelli dedicati agli ospiti, a circa metà della diretta, infatti, Maria De Filippi ha iniziato a svelare alcuni particolari della fase serale, quella che dovrebbe partire in primavera su Canale 5. Dopo aver raccontato i vari botta e risposta che lei e Luca Tommasini hanno avuto sui social network nei mesi scorsi. La conduttrice ha confermato che sarà proprio lui il direttore artistico della fase in prime time del talent. Il coreografo di tante star ed X Factor, prende il posto che per oltre 4 anni è stato di Giuliano Peparini, fratello dell'insegnante Veronica che pare abbia rinunciato ad Amici per altri importanti impegni di lavoro. A pochi minuti dalla fine della puntata, invece, Maria ha accolto in studio una delle veterane del suo programma, Emma Marrone. La pugliese, tornata a casa per promuovere il suo nuovo album e il singolo L'Isola, video, ha prima elencato le date del tour che inizierà a maggio, tour che le impedisce di essere anche quest'anno coach di una delle due squadre del serale, e poi ha cantato dal vivo la prima canzone estratta da Essere Qui. I fan della Brown sono rimasti un po' male del poco spazio che è stato riservato alla loro beniamina, sui social, infatti, in tanti si sono lamentati per i minuti contati che sono stati concessi ad un personaggio come Emma che, prima come allieva e poi come direttrice artistica, ha invece dato tanto del suo tempo e del suo lavoro per Amici.
always high.